sempre qua. Sì, bentrovati, saluti amabili telespettatori e telespettatrici. All'ora del soffritto, sfrigola, c'è tutto uno sfrigolare nelle cucine della nostra regione. Non so se è un'abitudine consolidata anche per Joey Salinas. E come no, ciao a tutti. Sì. Quindi padelle con olio e litri e litri d'olio e lì bollire, lì frire, una cosa pazzesca. Sì, con la cipolla, con l'aglio. Non fa molto trendy questo concetto del soffritto, per una cantante. Beh, però ci piace in Filippine, tu parli del mio paese, sì, ci piace molto questi soffritti qua. Beh. Anzi, tutte le verdure nostre sono soffritti. Quindi, care signore romagnole, io propongo un gemellaggio con le Filippine per questo concetto importante, fondamentale in una famiglia romagnola che si rispetti. Allora, Joey Salinas, una puntata, se volete, più vicina ai gusti dei giovani, tra l'altro che so che sono assidui telespettatori di Teleromagna, che trovano ogni giorno ore e ore. Quante sono? Dico io, qua a te dico, quante saranno? 3, 4, 8, tante ore comunque dedichiamo con The Box, quindi i vostri video musicali a richiesta, è un qualcosa, se avete notato, di particolare, di anche nuovo per l'emittenza locale. Bene, Joey Salinas, quindi sicuramente ti conosciamo fin dai tempi di Rockin' Romance, che tra poco ascolteremo anche su, vedremo il video. C'è questo CD, posso farlo vedere? Sì, eccoci qua, la più vicino, ancora? Ma riesci a mettere a fuoco a 4 cm di distanza? Allora, Colin New, un pezzo che adesso forse a citare il titolo non conoscete, però insomma che sicuramente ricorderete, Baghdad Café. Baghdad Café, sì, è stata la colonna sonora di Baghdad Café e poi abbiamo pensato di rifare la canzone perché io ci tengo molto bella, è una delle mie preferite, è il primo progetto che ho fatto con questa nuova casa discografica che si chiama DJ Mix. Per me è nuova perché ho appena fatto il contratto quindi, con loro. E quindi saluti, questo contratto, ce l'hai dietro il contratto? Sì. Immagino siano quelle cose che fanno piacere, quindi sì, uno magari se le... vediamolo, vediamo se ci sono dei codicilli strani, no, assolutamente. Casi Scoravia, tra l'altro di Cesena, perché so che c'è questo fervore produttivo, ecco noi, a noi, aspetta, ferma questa cosa, stiamo per andare nel nostro studio centrale, ci piace conoscere meglio la nostra regione, ad esempio possiamo capire, e penso sia interessante, che c'è un nuovo fervore, nel senso molti DJ di levatura nazionale, tu mi dicevi, è il tuo caso, aprono studi di produzione discografica, infatti. E quindi non più Milano e Roma, come c'è. Ma non è che non più, però... vabbè, ok, però non soltanto, diciamo. Non soltanto, bravo, quella è la parola giusta. Quindi in questo caso a Cesena si chiama... DJ Mix, eccolo qua, sì. Questo è il nostro primo progetto, abbiamo fatto in estate, adesso stiamo facendo altri progetti per il futuro, diciamo, per dicembre stiamo preparando qualcosa. C'è qualcosa che bolle nella pentola. Beh, io spero un album, che sia questa cosa che bolle al di là del soffritto di cui abbiamo parlato. Che se ce la facciamo in tempo, sì, come no. Va bene, allora seguite Joey Salinas, tra l'altro, cioè, io non sono un amante della musica di discoteca, però... Questo mi è sempre piaciuta. Colin New è straordinaria, immagino delle versioni remix lenta. Ben fatte, sì. Okay. Poi forse ti facciamo cantare qualcosa. Bene, è tutto pronto, abbiamo detto tutto, abbiamo il collegamento, l'editoriale della parrucchiera, la voce delle champagne da tutta la Romagna, qualcosa di straordinario. Parleremo di Costanzo, della Maria De Filippi, pure della Marta Flavi, abbiamo trovato il parrucchiere, pensate, il parrucchiere ufficiale di Marta Flavi. Sì? Non ce l'hai con i capelli? Io ho dei problemi tricologici, è una senilità precoce, quindi è tutto quello che riguarda quel mondo. Sì, per caso. Cosa? Si chiama Cesare, no? No, cioè, non l'ho capita. Me la faccio spiegare. Allora, miei cari, mi tieni per favore questa roba qui, ecco, devo fare tutto un gesto atletico straordinario. Allora, tra poco iniziamo la nostra puntata, come si dice, sigla! File Access. Hello? Ehi, me lo dai un passaggio? E allora bentrovati amici di Teleromagna, stiamo per dare l'avvio a questa nuova puntata di Divieto di Sosta con la nostra ospite. Sono stato un po' aggressivo, faccio un po' di autocoscienza. Non c'è problema. Dovrei essere più misurato, più lieve, più tranquillo. Ah, sì? Con una cantante di disco dance forse è, come dire, un concetto un po' fuori luogo. Allora, tra l'altro nella nostra regione, in Romagna, abiti, tu, posso darti? Sì. Tu abiti in Romagna, abiti a Rimini. Ah. Uh-huh.
Come base sì, perché poi dopo sono sempre in giro, non è che rimango sempre da questa parte, diciamo. Mm-hmm. Allora facciamo una passeggiata, possiamo? Okay, allora, facciamo una passeggiata qui da queste parti, non troppo lontano. Allora volevo sapere, volevo rientrare, la professione che tu hai scelto, mm-hmm, e quindi di fare la cantante. La cantante, ecco. Da piccola che volevo già fare questa cosa qua. Mm-hmm. Io da 3 anni ero già una persona, diciamo celebrità, no? No, però mi piace questa cosa. Mia mamma mi metteva sul tavolo e mi faceva già cantare a 3 anni. Allora ero proprio nata per fare questo lavoro, diciamo. Penso una vocazione che ha sentito anche Jenny Random, che è con noi. E quindi io proporrei, prego, puoi alzarti, questo incontro al vertice tra prime donne, forse. Ti ringrazio, io sono una grande fan di Joy Salinas. Buon pomeriggio innanzitutto, ciao Joy. Il classico bacio. Allora, io perché poi adesso vi racconto una cosina su Joy Salinas. Cioè, una volta ci siamo incontrati in un pub bar, adesso non mi ricordo dove era. Eravamo a Rimini per una cosa di promozione. Allora, adesso non mi ricordo se era la base che non partiva, c'era qualche problema, insomma. A un certo punto la Joy, che cosa ha fatto? Ha detto, io la canto lo stesso. E l'ha cantata tutta di fila, senza la base, perfetta, intonatissima, pulita, bellissima. Noi così con la pelle d'oca, coi brividi. Era una cosa magnifica. Oh, grazie Jenny. Allora ti voglio chiedere un bis. Oh, davvero? Mamma mia. Quale sarebbe quella canzone? Calling You? Sì, l'ultimo singolo. Ah, ok, va bene, non c'è problema. Qui è la cosa live, ragazzi, scusate, ci voleva un po' di live con Joy Salinas, sono un mito. Se no facciamo solo il ritornello? Sì, ok. Sì. Va bene. I am calling you. A desert road from Vegas to nowhere, someplace better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing in a little cafe just around the bend. I am calling you. Can you hear me? I'm calling. Can you hear me? È difficilissimo, penso. Comunque grazie, è stato bello questo richiamo. Richiamo della musica, tra l'altro i nostri telespettatori penso sentano in modo particolare. Allora, questa è la postazione della nostra cantante, okay, della nostra ospite, dei nostri ospiti. Una gran bella voce, a parte gli scherzi, una grande cosa. C'è anche la tinta appena rifatta e quindi, come dire, è qualcosa di straordinario, devo dire. Allora, sì, appena fatta, fresca fresca, no. Odore di pompelmo, tra l'altro, no, un prodottino straordinario, capito? Ecco. Tinta naturale non ci credo neanche. Benissimo. Sì, ricordiamo, io non lo so, guarda, è una cosa tremenda, c'ha proprio la vocazione della sciampista. Questa prenda in carta e porti a casa, signor Thomas, perché con tutte le interviste che fa lei parrucchiere mi sta prendendo troppo della parrucchiera, glielo dico così. Allora, redazione 0336 41 51 31, chiamateci, la nostra redazione mobile, e poi il fax 0543 724 824. E naturalmente vi ricordo, chiamate e faxate per farci sapere chi volete mandare in rimozione forzata, a chi volete multare per divieto di sosta, chi è che vi sta sulle scatole, chi, qualcuno che non ne potete più, eccetera. Chiamate, faxate, fateci sapere, perché noi puntualmente qui ricorderemo, puntualmente leggeremo i vostri fax. Bene, e intanto noi monitoriamo per voi un servizio pubblico, quello che viene in onda sulle altre emittenti in questi orari. Se volete perdervi tutta quella roba lì, noi ogni tanto vi aggiorniamo, ma restate con noi. Ad esempio, per chi vuole sentirsi giovane, c'è MTV, si può, ecco, fortunatamente hanno anche si può telefonare in intercontinentale, come dire, quante sono? 3-4 mila lire al minuto, per dire niente, ma per 10 minuti, ma fa molto giovane tutto ciò ed è straordinario. Io invece vado in redazione per vicende più importanti, nel senso che, sapete, noi avremo ospite lunedì prossimo il sindaco di Castrocaro, la prima di queste nostre puntate settimanali. Ogni settimana avremo ospite un sindaco dal nostro territorio. Ci piace essere divertenti, svagati, ma anche essere punto di contatto, di raccordo con il territorio che copriamo, quindi tutta la Romagna e una parte delle Marche, è un punto di incontro anche con gli amministratori. Quindi ogni tanto vedrete queste puntate più istituzionali. So che è arrivato un fax anche in questo caso, un fax, vediamo tra pochi i numeri, già li avete avuti comunque. Allora, Sì, quindi cittadini di Castrocaro, di Terra del Sole, fateci sapere le segnalazioni, le domande da porre al sindaco, le faremo, vi faremo intervenire in voce in questo nostro filo diretto. In questo caso mi pare di capire, sì, da Terra del Sole
ci segnalano proprio sì la necessità di, dicono che lavori in questo senso sono stati avviati, però la necessità, mi pare di aver capito, di farli procedere, cioè anche il bisogno, capivo, di chiarezza nel sapere questi lavori se vanno portati avanti, se e come. Probabilmente c'è questo dubbio, porremo questa vicenda al sindaco di Castrocaro. Allora, io vorrei sapere un aggiornamento sulle vicende, pardon alla nostra ospite, le vicende televisive di questo momento. Abbiamo totalmente eliminato il discorso televisione perché non ne potevamo più, tanto sono sempre le solite, Fiorello, la Zanica, eccetera, eccetera. Ci stiamo guardando un videoclip di qualche anno fa di Gessalina, stavamo parlando del caschetto e mi diceva che non era... una parrucca. Avevo i capelli più lunghi, no? Poi dopo, quando mi sono trovata bene con quelle parrucca lì, ho detto li faccio tagliare come la parrucca. Allora l'ho fatto tagliare corti o li ho lasciate lisci come adesso, come cresce normalmente, diciamo, perché allora avevo anche i capelli colla permanente, erano tutti ricci sotto quella parrucca lì, capito? Però poi dopo mi sono trovata benissimo con i capelli a caschetto, allora li ho fatti tagliare i capelli dopo. Adesso lì c'è anche il cappello, tutta una cosa. Dove ti sei sfogata un pochino? Quel cappello lì c'è una storia, perché abbiamo fatto la foto con quel cappello lì per il disco Rock and Romance, sì. No? E poi dopo, siccome la gente è piaciuto questo cappello, infatti lo cercano dappertutto, i negozi vogliono il cappello di Joy Salinas, così cos'è? Un cappello semplicissimo che è preso da Ibiza, anzi è stata comprata a Porta Portese di Roma. Si scoprono gli altarini. Io ti volevo chiedere una cosa. La Romagna è un posto benissimo, particolarissimo, perché c'è tantissimo movimento, poi specialmente Rimini succede di tutto, eccetera. Tu come ti trovi a Rimini in generale, ma soprattutto per il movimento che c'è d'estate, d'inverno, anche come discorso produzioni musicale, cioè se tu come la vedi, perché logicamente tu standoci dentro sicuramente mi direi la vedo, certo, bene, mi piace, certo. Però ecco, proprio perché sai, di solito uno dice oddio, le grandi produzioni sono a Milano, a Roma, sì, certo. È fuori, però effettivamente stavo notando c'è proprio un certo fermento in Romagna. Sì, infatti ci sono un sacco di DJs che vengono di qua, che fanno adesso delle produzioni in casa discografica, specialmente quello che faccio io, musica dance. Infatti, come ho detto, adesso sto facendo anche una collaborazione con una nuova casa discografica, è di Cesena, siamo sempre nella zona. Allora, più che altro, diciamo... a parte che mi trovo bene, adesso sta avendo un, come si dice, sta crescendo questa cosa proprio in Romagna. Probabilmente proprio perché la Romagna è un posto di transito per DJ, per personaggi musicisti che comunque comincia ad avere il suo movimento. Allora io ti lascio un attimino qui davanti alla televisione, ti lascio vedere il tuo video. Ti diverti? Perché devo raggiungere Thomas al piano di sopra per le interviste con le parrucchiere. Oh. Ma ritorneremo subito dopo per continuare l'intervista vista con Joy Salinas. Adesso dovrebbe arrivare l'ascensore come al solito, ci mette sempre, è sempre lentissimo questo ascensore, poi ce l'ha con me, non so perché, ma ogni volta che lo schiaccio, rischiaccio, vedi, non funziona, ecco, è arrivato, miracolo, ci vediamo dopo. Allora, vi ricordo i nostri numeri telefonici ancora una volta, 0336 prefisso e 41 51 31, questo è il nostro numero di redazione, siamo al 2 o siamo all'1? Al 2, grazie cameraman, perché io abbi pazienza, non mi ricordo neanche questa cosa. Ecco, stiamo partendo. E poi vi ricordo il nostro numero di fax, 0543 724 824. Mandateci tanti fax, telefonate, stanno arrivando anche le prime lettere, poi le leggeremo nel corso delle prossime puntate, le prime lettere dove poi ci mandate tutti i vostri consigli e le cose, tutto quello che vi passa per la testa, perché voi romagnoli, lo sappiamo, siete molto creativi. E allora eccoci qui, raggiungiamo Radio Explora, dove tra pochissimo troviamo Thomas al telefono per uno dei suoi interventi con le parrucchiere. Ciao ragazzi, ciao. I ragazzi di Radio Explora, ecco, per i suoi interventi con quelli che saranno poi le ultime novità, tutti i pettegolezzi con le parrucchiere. Dovrebbe avere già qualcuno al telefono, sentiamo di cosa si tratta. Eccolo lì, senti come chiacchiera, sentilo. Allora, sì, ci stavamo chiacchierando col nostro ospite. Una telefonata ieri sera. Allora, ci siamo, sì, ci siamo. Siamo in onda su Radio Saluti. Allora, saluti agli amici di Radio Explora e agli amici che ci seguono su Teleromagna di Vito di Sosta ogni sera alle 18.30, dalle 18.30 in poi. Saluti anche al nostro ospite di oggi per l'editoriale della parrucchiera. Diamo voce alle parrucchiere e alle sciampiste della nostra regione. Siamo con un parrucchiere. Ecco, questa è la novità che abbiamo questa volta. Salve, bentrovato. Allora, Lucio, siamo collegati da Pesaro.
presero il nome del salone, qual è? Com'è? Lucio, lo studio Lucio. Semplicemente io cercavo chissà che cosa. No, allora, è questo, semplicemente. Argomento e personaggio d'attualità. Di cosa parlano i clienti e in questo caso anche Lucio? Di un personaggio di cui ultimamente si è parlato molto su quotidiani, quindi la Maria De Filippi. Un po' camionista, un po' emancipata. No, ecco, cosa si dice? Ma dunque, una donna molto aggressiva. Dico, ci sono due correnti di pensiero. C'è chi la vede una donna che si è migliorata nel tempo, che comunque si è evoluta anche nel gusto. Era rospa forte. Era rospa considerevolmente all'inizio. Era molto, molto rospa. Tra l'altro, cioè, molti la vedono proprio come una donna di ambigua in tutti i sensi, comunque sia. Un po' trans. Ecco, un po' trans. Mamma mia, ho esagerato un po'. Sì. Poi ti dicevo, sono un cliente che la ex moglie, per cui ti dico, accentuava anche di parecchi toni per spesa il negozio. Fammi capire, no, fermati, che forse non ho capito bene. Quindi la Marta Flavi, la ex moglie non della Maria De Filippi, quindi la Marta Flavi è tua cliente. Sì, è una mia carissima amica, ci sentiamo spesso, viene da me, insomma. Che accentuava i toni in che sé, che cosa diceva? Beh, cioè, per quanto un pochino amareggiata, nel senso che chiaramente diceva sento quella invece di me. Tra una chiaramente sono due tipi completamente diversi. La Marta è molto femminile. Questa è tutto, almeno all'inizio, nel momento in cui si sono lasciati, era tutto meno che femminile, insomma, era piuttosto mascolina, ecco, insomma, proprio un uomo, cioè. Ma senti, ma ha avuto tutti i soldi della liquidazione del matrimonio la Marta Flavi, che per mesi e mesi era su Novella 2000? Flavi ha tirato su, penso quanto ha tirato su la Marta Flavi? Questo non lo so, comunque se la facciamo. Già era, comunque sia, la Marta era una signora che stava abbastanza Marta bene, era messa benino, stava già bene di famiglia, insomma. Ma in più questa cosa, chiaramente posso entrare un po' nel dettaglio, visto che ha avuto questo rapporto prolungato guarda, non fare domande perché si arrabbia, per cui non posso dire cose. No, perché molti si chiedono, ma la Maria De Filippi. Ecco, bravo. Ci siamo capiti, spero anche i nostri ascoltatori e telespettatori. Io non lo so che ne era molto innamorata, questo sì, questo sicuramente, cioè, questo veramente si. Quindi lo confessa anche tranquillamente che ne era innamorata. Era un uomo, comunque sì, è un uomo che c'ha un grosso charme, intelligente. Sì. Sicuramente uno charme intellettuale. E anche col calar della sera non cala sotto le lenzuola. No, guarda, questo ce lo chiediamo a tutti, però. Insomma. Tu, nonostante l'amicizia, forse è l'ultimo scoglio che deve risolvere. Sì, insomma. Va bene, allora, come chiudiamo sulla Maria De Filippi, il voto del tecnico? La Maria De Filippi darei un 7, sicuramente ultimamente è una delle più presentabili. Sì. Chiaramente c'è una conciatura che è un po' così, molti hanno da ridire. Più che all'abbigliamento non è male, la conciatura è molto, cioè, sta permanente, lasciata al naturale, insomma, niente. È mai più col chiodo e coi pantaloni in pelle aderenti. Ecco, quello magari già è molto, alleggerito il trucco, comunque sia già è molto. Vabbè, io darei un 6,5, insomma, si è valorizzata bene. Poi insomma, è riuscita a fare dimagrire Costanzo, mi sembra un'impresa di importanza capitale, qualcosa di considerevole. Per quanto secondo me era meglio quanto era peggio, perché almeno prima aveva un'area più gioviale. Un po' come la politica comunque in Italia. Comunque sia che si sia tirata addosso 10 anni, onestamente. Era meglio quando era peggio, era un po' come quando c'era il pentapartito. Non lo so. Scherzo, va bene. Lucio, grazie di questa consulenza approfondita. Grazie a voi, è stato un piacere. Ci sentiamo la prossima settimana, ciao. Ciao, grazie. Ok, allora, abbiamo che... Lei, signor Freddi, devo dire che davvero sta mostrando un lato leggermente, come dicevo prima... Pettegolo, un po' da serva, un po' da Radio Serva, non Radio Explorer, mi pare di capire. Questo voleva dire lei. Che come dire, da che pulpito. Saluti a Andy, agli amici di Radio Explorer. Voglio ricordare che questa sera Radio Explorer è a fare baldoria, è a fare festa. C'è anche la polca? Probabilmente sì. Ma si è presa paura sul serio o ha fatto una gran finta? È una gran... È una gran comediante, diciamo. No, non sono comediante, sono impegnata nel lavoro e concentrata. Beh, per la prima volta ho avuto il vaso felpato, di solito, come dire, anche come stazza non sarebbe il caso, va bene. Ritorniamo giù, benissimo. Certo. Oh, allora, voglio ricordarvi che domani qui... domani è Halloween, ragazzi, domani è Halloween e saremo tutti in pompa magna, festeggeremo Halloween. Vabbè, il signor Freddy magari lo lasciamo così con me perché lui è l'intrattenitore serio, io un attimino sarò un pochino più strega, un pochino, avremo, pensate, avremo una maga, un'astrologa, una cartomante che ci spiegherà un pochino quelle che sono le particolarità di questa festa che nasce dall'America, se non sbaglio, vabbè, insomma, tutte le cose che riguardano Halloween. Per cui chiamateci se magari volete qualche domanda rivolgere in particolare alla nostra cartomante, se volete sapere qualcosa di più su Halloween. Date gli animali.
sulla strada un po' più fatta turchina, però oh, diciamo. C'è la nostra giornalista, ciao ciao. Allora sì, adesso andiamo da lei, prendiamo la nostra ospite, grazie ai nostri telespettatori che ci seguono in questo nostro vagare, in questo nostro divieto di sosta, Joy Salinas. Abbiamo visto qualche istante del video, andiamo a parlare, abbiamo un nostro ospite telefonico adesso, penso che possano preparare sì, il nostro collegamento telefonico. Abbiamo un produttore discografico, sì. Non so se hai conoscenza di appunto produzioni italiane recenti, in questo caso, prego, seguimi, con Vernice, non so se ricordi il gruppo di Vernice, sì. Eccoci qua, abbiamo il produttore discografico di Vernice. Buono. Un gruppo che ha avuto anche grande successo, mi sa, proprio nel periodo in cui tu avevi grandissimo successo con Rocky, sì. Romance, adesso abbiamo fatto vedere la nuova produzione. Infatti, siamo anche stati insieme in classifica. In classifica, sì. Okay. Allora, abbiamo, penso, questo collegamento tra pochi istanti, siamo qua in redazione, ecco, benissimo. Allora, come hai vissuto la tua fase di iniziale e forse inatteso successo? Inatteso? Vabbè, io praticamente... Tu dici io lo aspettavo, altro che inatteso, sì. Io ero lì che aspettavo già da un no, po' magari. No, vabbè, non è facile, guarda, non è facile avere una canzone in classifica, non è facile, diciamo, arrivare, se lo chiami così, no? Perché ci sono un sacco di sacrifici, ci sono un sacco di cose che devi fare, come dite voi qui in Italia, che ho fatto anche la gavetta per tanto tempo prima che arrivasse questa cosa qua. Ecco, ti pare che il sistema di come dire, di accesso di possibilità di emergere, di farsi ascoltare sia rigoroso, sia non dico facile, ma comunque equilibrato, chiunque ha capacità, possibilità riesce ad emergere, o è più difficile? Hai trovato una situazione anomala in Italia in questo senso? Diciamo si collegano tutti quanti, perché anche la fortuna si collega in questa cosa, perché se tu hai le persone giuste che ti lancia, e poi in Italia c'è questo concetto delle conoscenze, degli amici, bravo, degli amici, ecco, ti chiedevo se tu hai vissuto, adesso entriamo veramente nella nostra redazione, se tu hai vissuto queste cose, se ti hanno certamente anche fastidio, certamente disagio. No, ma disagio no, perché poi dopo, finché ci sono le conoscenze, ci riesci a sfruttare quel momento lì, perché no? E poi spero, prima di tutto, devi anche avere la capacità, il talento, secondo me, no? Prima di proporti in questo ambiente, perché non ci vuole solo le conoscenze, anche quello contano, sì. Però anche il talento conta. Certamente, però hai notato questo dato che fa parte, sì, un po' della cultura, del, sì, modo di vivere italiano. Allora sì, penso abbiamo questo collegamento, facciamo velocemente perché siamo un po' in ritardo, tra poco so... Sì, siamo davvero in redazione, quindi ci sediamo a uno dei tavoli della redazione di Teleromagna, abbiamo tra poco, mi passano tra poco la linea, saluti anche al nostro volto che spesso incontriamo. Allora, in onda tra... quant'è? Poco più di un quarto d'ora, sì, per le ultime notizie. Abbiamo rifatto la fialetta, no. Ma qui c'è un problema, una vicenda tricologica che ha ogni giorno delle modificazioni, no? No. È sempre biondo per amatura? Non è sempre biondo, ieri non era biondo per amatura. Non so, cambieranno a seconda del tempo. Amabile amica, straordinaria. Allora, pronto. Roberto Vecchi? Oh, Thomas. Eccoci qua, ben trovato. Tutto bene? Allora, sì, siamo con Joy Salinas, stiamo parlando delle sue vicende discografiche di successo. Tu hai portato al successo qualche anno fa, lo citavo a Joy, un gruppo come Vernice. Ricordiamo benissimo il ritornello, andiamo su e andiamo giù, anche un po', sì, ardito nei tempi. Su. Mi sta facendo il loop. Giù. Ciao. Tra l'altro cantato a gratis da Joy Salinas, si potrebbe approntare un remix così anche telefonico. Sì. Tra l'altro anche direttore artistico della Bollicine. Ah, ho capito. Che conosci, ma etichetta, certo, storica, io, gloriosa, certo, di Vasco Rossi. Rimini. Di Vasco Rossi. Ah, sì, no, sì, scusa, sì, allora, sì, scusa. Il Bollicine confondeva con un locale. Allora, tra l'altro, etichetta sta ritornando per adesso in internet e prossimamente, so, anche in distribuzione più poderosa, oserei dire, sì, vero? Ma in pratica in contemporanea. Bene. Sia internet che poi anche bene, nel mercato. Roberto, volevo chiederti, visto che parliamo con Joy Salinas, ha avuto grande successo con pezzi da discoteca ancora, adesso abbiamo visto il nuovo CD, siamo rimasti, e leggevo queste cose anche sui periodici specializzati, siamo rimasti in Italia, lo chiedo anche a te Joyce, dei puristi nel criticare qualsiasi produzione discografica che non abbia con sé, al di là dell'arrangiamento, un testo poderoso, siamo rimasti gli unici in Italia a volere davvero il contenuto, il grande messaggio da lanciare al mondo?
mondo, nella musica, o successo si fa con, invece con molti vetti orecchiabili? Dimmi, un compromesso, tu come la vedi? Pronto? Pronto, sì. Ma stai dicendo con me o sì, con te? Sì, con te. Ah, stai dicendo con me, scusami, perché stavo mi ero incantato ad ascoltare le tue parole. Mamma mia, ma che cosa strano, me lo dicono di solito. E, io credo, sai, io ho una idea del tutto personale riguardo questo argomento. Sì. E devo scindere quello che io penso intimamente come uomo che ama la musica e quello che io penso commercialmente, professionalmente. Quindi. Ti posso dire, intimamente penso che sia superfluo stare a spiegare come la penso, perché sai, io voglio dire, posso avere dei gusti che... Va bene, ma il... Però professionalmente ti dico... non soltanto io, ma penso che tutta la discografia pensi che quello che funziona è sempre comunque il motivetto. E il motivetto, sì, va bene. Poi dopo il testo, se ha dei contenuti, bisogna che questi contenuti siano intelligenti, che siano veramente attendibili, che siano veramente innovativi. Quindi nel momento in cui vogliamo... Pensa che siano poco costruiti. Nel momento in cui vogliamo lanciare un messaggio nella musica, tu ci dici, deve esserci davvero qualcosa di importante da dire, altrimenti non facciamoci pudori. Va bene, grazie Roberto Vecchi, buon lavoro a te. Bene. Ciao, buon proseguimento. Saluta a tutti quelli che sono in studio e niente, a presto. Grazie a te, buon lavoro per le tue produzioni. Joy, prego, ritorniamo nel nostro studio centrale e tra poco poi mi dirai anche tu come la pensi. Allora, voglio ricordare, visto che siamo in redazione, che avremo ospite il sindaco di Castrocaro nella puntata di lunedì, quindi cari telespettatori, faxateci e telefonateci, lasciate le domande che volete porre, lui sarà con noi ospite in studio e avremo un filo diretto anche al telefono con voi. Joy, quindi fammi capire, quando tu cantavi rock and roll e quando adesso canti le nuove cose da discoteca, non ti senti un po' mortificata nel fare canzoni facili? Non dici, potrei invece, chissà, magari cantare per la fame nel mondo, potrei lanciare chissà quali messaggi importanti? No, non è che io, no, non mi mortifico, perché diciamo, come ha detto Roberto, dipende tutto dallo scopo del disco che vuoi fare in quel momento. E poi c'è anche questa cosa che si chiama moda, specialmente qui in Italia, lo seguono molto. Se la moda è delle cantelene, così, allora fanno tutti, no? E poi dopo tutti quanti fanno R&B, la musica più ricercata, allora tutti fanno. Io ci sto lo stesso. È una cosa puramente commerciale, insomma, io offro un prodotto al mercato, devo seguire le tendenze. Sì, però poi dopo, diciamo, quando facciamo l'LP, lì che ci spremiamo con le canzoni che ci piace. Ecco, mi sembra un concetto importante. Quindi sì, il motivetto per avere successo commerciale, ma anche il tuo animo d'artista vuole emergere, può farlo nell'album. Bene, siamo alla fine, sì. Noi allora salutiamo quando parte Emilio Fede, nel senso che siamo alla frutta, è tempo di salutare lui, ci fa piacere incontrarlo, ma fino a un certo punto, quindi ce ne andiamo, grazie. Naturalmente, prima di concludere, un veloce saluto, oggi non assegniamo il carciofo d'oro, lo assegneremo domani, un veloce saluto ad Alessia, la quinta B di Miramare, ciao, un bacione, grazie per averci iscritto e naturalmente vi ricordo i numeri di telefono, redazione 0336 prefisso 41 51 31, fax 0543 724 824, posta elettronica per contattare me, randomjenny @geocities.com, noi ce ne andiamo, ci vediamo domani sempre alle 18.30. Bene, saluti, seguite, a parte Emilio Fede che fa sempre divertimento, come dire, cabaret, vederlo, il telegiornale di Teleromagna in partenza tra pochissimi minuti alle 19.15. Ciao, qui non si aprono, è una cosa pazzesca. Noi comunque sappiate ce ne andiamo, ci vediamo domani sera. Saluti. Just my baby, loves my baby. Don't you know, yeah. Are you ready? I'm a Jay, he's a black lion. Maybe after midnight, I'll be a star. Your attention, my perfection. Oh, don't you know me, baby? See the wink in your mind.